We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Video e si tratta dell'ennesimo video haul, perché in quest'ultimo periodo, girando grazie anche complici i giorni di vacanza, ho fatto qualche spesuccia, ma niente di particolare. Perché? Perché ho intenzione di non acquistare più make up, non so se manterrò la promessa, perché ne ho veramente tanto, come ho tanti prodotti bagno, corpo, capelli. Quindi sto cercando di smaltire tutte le mie scorte. Ricordate l'armadio pieno di roba? Sto cercando di finire tutto, scusate ma sto morendo di caldo, e quindi vorrei comprare meno make-up, e quindi gli haul sono dovuti a momenti di pazzia, forse, forse la psicologa dovrei saperlo, forse. Per chi fosse interessato, come vedete ho fatto i capelli, vedete ho fatto dei colpi di colore rossi, eccoli qua, si vedono un pochino, su base rosso più scuro, quasi un castano cioccolato. E per chi fosse interessato, adesso li ho acconciati male perché io non mi so acconciare i capelli, ma erano favolosi appena fatti. Per chi fosse interessato, sono stata e non mi hanno pagato e non mi hanno chiesto di far pubblicità, scusate ma sto morendo. Sono stata da BioAge. Per chi fosse dei dintorni di Roma, BioAge è un parrucchiere, un coiffeur, secondo me è un artista dei capelli, lui si chiama Diego ed è bravissimo e si trova, al momento si trova a Pomezia in via Filippo Re, ma presto aprirà il suo nuovo negozio. Diego è un artista, è anche un make up artist e utilizza, quando l'ho visto in negozio, sono gli occhi a cuoricino, utilizza prodotti MAC, infatti lui mi ha consigliato i prodotti MAC. Diego è favoloso, ha uno staff eccezionale, sono dei ragazzi favolosi, eccentrici, vitali, ma sono dei veri professionisti. Quando entri nel suo negozio, che al momento è all'interno di un palazzo, poi avrà il negozio più grande, mi ha detto appunto che avrà questo negozio grandissimo, lo sta appunto sistemando per poi aprirlo, e entri in un mondo di risate, di relax, di divertimento, cioè tu ti senti a casa, senti appunto le chiacchiere, poi sono tutti giovani e sono veramente bravi. Lui è bravissimo, ha collaborato con la D'Urso, è andato appunto a Domenica 5, e io tutte queste cose le ho sapute dopo, girovagando sulla rete. E lì mi sono resa conto e ho detto: Diego mi ha fatto i capelli, oh mio Dio, ho messo i miei capelli nelle mani di una persona che ha due bip così, vabbè, ed è giovanissimo, ma lo staff merita, Martina, Diego, favolosi. Per chi è di quelle zone ci faccia un salto, provi, prenda appuntamento, poi prezzi stracciati, stracciati, giuro. Comunque iniziamo col video, che è l'ennesimo haul, però voglio appunto farvi vedere queste cose così almeno le posso iniziare ad usare. Vi ho detto in un precedente haul, io non li utilizzo se non ve li mostro, e quindi per utilizzarli ve li devo mostrare. Iniziamo, voi sapete che io sono una patita di salviettine, scusate ma mi abbasso perché ho tutte le bustine qui sotto, e quindi ho comprato, però non mi ricordo nei prezzi, a meno che non siano riportati sulle confezioni, né dove li ho presi, però intanto vi faccio vedere. Ho trovato della seta blu queste salviettine struccanti con acqua micellare per pelli sensibili e le ho pagate 1,50 euro. Le voglio provare, mi ha attratto soprattutto il fatto che contenessero acqua micellare, perché io per il viso non uso le salviettine multiuso, assolutamente, quelle le uso per le mani, per portarle mele in giro, perché fanno sempre comodo. Questa confezione, come quell'altra che vedrete, le ho prese da Carrefour, e certo non è comoda da portare in giro perché sono 102 pezzi della Happy, sono Baby Wipes Wet Towel Premium Quality. E queste sono quelle alla, oh mio Dio, sono al cranberry, sì, eccole qui, ma come vedete
È alta la confezione, quindi non è molto comodo da portare in giro. Queste le terrò per l'utilizzo in casa. Per chi fosse interessato e se si vede, fate un fermo immagine e questo è Linky. Sempre della stessa linea, però questo dovreste aspettarvelo da me. Ho preso quelle all'aloe vera, sempre 102 pezzi. Guardate le mie unghie come sono ricresciute, perché finalmente sono riuscita a riprendere il mio integratore della Fito, che fa miracoli per capelli e unghie. Io mai avrei pensato di poter riavere le unghie così. Non ho messo lo smalto perché le voglio far ancora respirare un po', ho messo solo il rinforzante della Kiko, con cui mi trovo bene. Poi sono andata da Carpisa. Scusate, sono andata da Carpisa, ecco la bustina. La luce non è ottima, però vi posso assicurare che sono le 10:30 del mattino, ma ho chiuso le persiane perché io ho le persiane di legno e ho lasciato aperti i vetri in modo che passi un po' d'aria. L'ho pagato in saldo 12,95 euro, eccolo qui, e ho preso questo color viola. Voi direte che cos'è? Io cercavo un portafoglio, ma non ne avevano di belli, almeno non mi piacevano. Questa che cos'è? Questo è un portafoglio? No, è una pochettina, vedete? Pochettina con la sua tracollina che poi si applica qui e qui poi si apre così e ci potete mettere qualsiasi cosa. Per quando dovete uscire di corsa e vi serve solo carte di credito, bancomat, telefono, fazzolettini e i soldi, questo è l'ideale. Poi mettete la tracollina qui e ve la portate in giro. Comodissima perché è piccola, vedete quanto è piccola? Questa è la mia mano e c'entra parecchia roba, parecchie cosine. Poi sono passata da H&M, il motorino magari no, però vabbè. Da H&M ho speso una sciocchezza, eccolo qua, lo vedete, 17 euro e spicci, 17,97, 18 euro. E che cosa ho preso per 18 euro? Sempre che non mi creino problemi di allergie, purtroppo, ho preso per 4,99 euro questa semplicissima catenina. Eccola qua. Semplice, perché a me piacciono le cose semplici, le cose molto grandi. Eccola qui. Andrà così, semplice, per andare al lavoro, cose del genere. Poi ho preso, mia mamma li chiamava brillocchi. Ma vanno, sono tornati di moda gli anelli abbastanza grandi. Ho preso per 7,99 questi qui che voi vedrete malissimo. Questo è un Bordeaux, questo è un sangue di piccione e questo è un rosa antico. Ho preso questi tre per 7,99 euro ed infine ho preso questi per 4,99 euro. Eccoli qua. Vediamo se riesco a farvene vedere uno indossato. Eccolo. Vabbè, dovrei metterlo al centro, però intanto per comodità vi faccio vedere questo indossato. E devo dire che mi piacciono perché sono tornati di moda appunto gli anelli abbastanza vistosi. Mia mamma li chiamava brillocchi. Potevo non fare una scappata da Kiko? No, assolutamente. Anche perché io sono andata a vedere subito lo stand con i saldi da Kiko, anche ho speso una sciocchezza, come vedete 18,20 euro, dov'è? Eccolo, 18,20 euro, e ho preso veramente tre cose di numero, ma tre cose di numero. Dunque, avevo visto, ma tempo fa, parecchio tempo fa, appunto, che a tutte le grandi YouTubers avevano inviato i prodotti per il viso perché hanno una nuova linea per il viso e quindi ho voluto provare. E adesso vi dico se riesco a trovare i prezzi. No, questo è lo scontrino del bancomat. Allora, se riesco a trovare i prezzi, volentieri ve lo dico. Pure Clean Eyes and Lips Mini, l'ho pagato un botto 4,90 euro per 50 ml di prodotto. Questo è comodo però per andare in viaggio ed è per occhi e labbra. Volevo veramente provarlo, ma 4,90 euro veramente costa molto. Secondo me costa tanto, però. Poi mi sono fatta attrarre dai rossetti in saldo. Questo l'ho pagato 3,40 euro ed è lo 04. E ditemi voi se non è vero, me ne sono resa conto a casa.
che secondo me io questo già ce l'ho. Vi ricordate? E mi ricordo che lo 04 dovrei averlo, è questo bellissimo rosso. Se dovesse essere un doppione, non mi va di avere doppioni. Sarei tentata di tenerlo, ma no, perché tenere un doppione? Questo semmai, se è un doppione, se dovessi trovare, appurare che è un doppione, questo lo inserisco in un giveaway per voi, perché è inutile che io tenga i doppioni, a che servono? Poi infine da Kiko ho trovato questa in offerta e questa l'ho pagata 9,90 € in offerta, questa. Io questo pack a me non piace, a me questo pack non piace, però dovendo andare ad ottobre a Milano, e non vi dico per quale motivo andrò a Milano, ma sappiate solo che sono contenta perché finalmente incontrerò la mia Carmela di persona. Ho trovato la famosa pochette, quella all'interno di questa confezione, ed ho preso la 01 Natural Tones. Ormai è notoria la mia passione per i colori nude e per i colori naturali. C'è una matita nera, i due pennellini, poi c'è un blush, una terra per contouring e tre ombretti. Vi tolgo la pellicola trasparente se ci riesco, non ci riuscirò mai. Ah, perché c'è la matitina, vedete, la matitina si toglie e questi sono i colori della palette. Bella, e mi servirà perché a questo punto o porto questa o porto la Naked, e quindi questa va benissimo. La metti lì per viaggiare con, poi io con questi colori faccio tutto, riesco a fare un make up del viso completo. Andiamo avanti con gli acquisti. Poi, accanto al mio ufficio ho trovato alcune di queste cose che compro, le ho prese per fare un giveaway. Quindi poi scoprirete quali di questi prodotti saranno all'interno del giveaway che presto vedrete sul canale. Quindi, dal negozio gestito da una famiglia cinese, ma sono fortissimi, sono simpaticissimi, è grandissimo e ha di tutto e ha dei buoni prezzi, ho trovato questo pennello che ricorda molto quelli della Real Techniques a 3,30 € prezzo che voi non vedrete mai, ma mai, eccolo. Questo pennello, chissà se sarà nel giveaway, chi lo sa. Poi, invece, ovviamente questi sono tutti acquisti random adesso, non in negozi prestabiliti. D'estate purtroppo servono tantissimo, come avete visto nei prodotti finiti che non so se caricherò prima o dopo questo video. Avevo finito tre deodoranti perché con il caldo comunque i deodoranti si devono usare. Si devono usare. Ho preso questi due deodoranti della Licia per provarli, sono in roll-on, io non amo molto il roll-on e né tantomeno lo stick, però almeno non sono spray. Poi li proverò e vi saprò dire come sono. Poi ho preso, perché io conosco l'eccezionalità dei prodotti L'Oreal, voi sapete che utilizzavo il Revitalift contorno occhi, però avendo altri contorni occhi volevo finire quelli che ho, per poi iniziare nuovi prodotti. Non so se ve l'avevo fatto vedere nell'haul tutto, perché io quando compro un contorno occhi di solito compro tutto il trattamento viso, quindi crema notte, crema giorno, contorno occhi, oppure siero viso, contorno occhi e crema notte della stessa marca, perché voglio vedere l'effetto del prodotto al massimo, quindi senza andare ad influire con un prodotto di un'altra linea. Al momento da iniziare ho tutto diciamo, il trattamento viso della Dermolab, quindi il contorno occhi, crema notte e crema giorno, poi ho il trattamento della Dermolario, sì, della Dermolario, dell'Erbolario all'acido ialuronico, anche di quello crema notte, crema giorno, contorno occhi. Però conoscendo l'importanza e la, non l'importanza, l'efficacia dei prodotti L'Oreal, ho voluto provare anche a prendere questo formato speciale. Eccolo qui.
quindi crema giorno, crema notte, a cui ho accostato anche il contorno occhi. Ne ho sentito parlare benissimo in alcune reviews qui su YouTube, quindi allora ho detto ok, prendo tutto il trattamento e poi decido con quale iniziare.